Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra la memoria dei santi Timoteo e Tito. Erano due discepoli di San Paolo. Noi abbiamo sentito la prima lettura, appunto tratta dalla seconda lettera a Timoteo. Quella che si poteva fare in alternativa era appunto uno stralcio della lettera di San Paolo a Tito. Ed erano uno vescovo, furono fatti da San Paolo, lasciati uno ad Efeso, ricordate la lettera agli Efesini, ecco, un vescovo di Efeso ai tempi di San Paolo, appunto era Timoteo, e un altro a Creta. Tito era stato fatto da San Paolo, vescovo di Creta. Nella lettura che si sarebbe dovuto leggere si legge proprio: per questo ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine in quello che rimane da fare, stabilisca alcuni presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi ci ricorda la necessità di pregare il Signore che mandi operai nella sua messe. Ecco, si potrebbe anche aggiungere soprattutto che mandi santi operai nella sua messe. Questi sicuramente sono stati due grandi vescovi. Il compito dei vescovi nella Chiesa Cattolica è assolutamente importantissimo, perché appunto sono i successori degli apostoli e sono coloro che a sommo titolo hanno l'incarico, primo, della predicazione autentica del Vangelo, secondo, sono i sommi sacerdoti e quindi possono amministrare tutti i sacramenti della nuova alleanza. Solo i vescovi lo possono fare. Sapete che io non lo posso fare. Io non posso ordinare prete a nessuno, non posso ordinare diacono a nessuno, non posso ordinare vescovo a nessuno, non posso manco dare la cresima a nessuno senza permesso del vescovo. Quindi un sacerdote ha i poteri sacerdotali sacramentali, ma sono limitati, no? E inoltre il vescovo ha anche l'autorità di poter governare la Chiesa e nella sua diocesi è veramente un pastore che rappresenta Cristo, con poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. Quindi è una figura importantissima. È fondamentale pregare il Signore perché mandi operai nella sua messe, quindi impetrarli dal Signore e soprattutto ottenere dal Signore le grazie che coloro che sono chiamati al ministero apostolico, che passa evidentemente prima per il diaconato e per il presbiterato, poi vescovo si diventa se Dio vuole, io no, quindi state tranquilli che io non ci divento, però prima bisogna diventare diaconi e sacerdoti. E sapete, è bello, tra qualche giorno sarà la festa di Don Bosco, il 31 gennaio. Sapete che diceva Don Bosco? E diceva bene, perché io questo lo posso confermare nella mia esperienza sacerdotale, che su 100 che il Signore chiama, 70 dicono di no, quindi neanche rispondono alla chiamata. Per esempio, uno che è sacerdote, come me, se ne accorge subito. Sia quelli che giovanotti il Signore chiama, questo è un piccolo segreto, sia quelli che magari poi sono sposati e hanno fatto altro, io mi accorgo subito se c'è una vocazione, immediatamente. Perché gli si proprio legge, c'è una sorta di patina di tristezza che si portano dietro per non aver appunto fatto quello che dovevano fare. Come sapete, purtroppo c'è modo e modo di fare gli apostoli, di abbracciare il ministero sacro. Se lo si fa, come dire, secondo la volontà di Gesù, almeno ci prova. Io ho sempre detto che non potevo avere fortuna e grazia, ma è meglio grazia, non tanto fortuna, più grande di quella di essere stato chiamato a questo. Però dobbiamo pregare, appunto, il Signore perché chiami, perché avere degli apostoli è una grandissima grazia da parte del Signore. E però c'è bisogno di preghiere per i chiamati, appunto, perché vedete, anzitutto dicano di sì, ma poi non è che basta, perché purtroppo il diavolo fa il diavolo a quattro. Io dico sempre: prima, durante e dopo. Prima al momento della chiamata, perché tu non rispondi, quindi che, tradotto fuori di metafora, non entri in seminario. Poi quando stai in seminario perché te ne vai, quindi non arrivi all'ordinazione. E poi dopo che c'è stata l'ordinazione, perché tu sia o un cattivo prete, oppure uno tiepido, oppure uno che fa pochi danni all'inferno, oppure addirittura che fa danni, quindi che dà scandali o cose di questo genere, no? Come dicevano i santi sacerdoti a noi quando eravamo seminaristi, cioè, ricordati che
Un prete dovunque vada non va mai da solo. Se va in paradiso si porta dietro un sacco di gente. Se va all'inferno pure. Perché i cattivi pastori che danno cattivo esempio purtroppo poi si trascinano dietro le pecorelle, perché le pecorelle non sempre sono in grado di fare un discernimento e capire che sto pastore sta svalvolando. Generalmente le persone semplici dicono: vabbè, lo ha detto il prete, l'ha detto il vescovo, finito, facciamo, ho chiuso il discorso, è così, no? Ecco. Quindi preghiamo tanto, perché oggi c'è tanto bisogno di pastori secondo il cuore di Gesù, ecco, che uniscano una grande scienza, che è necessaria per fare questo ministero, ad una grande santità di vita, dedizione e zelo apostolico. Facciamo già in questa Santa Messa, appunto, implorando il Signore per la santità dei pastori che ci sono, perché molti rispondano e portano e possano giungere alla meta, al traguardo, ed essere pastori secondo il cuore di Dio. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.